sono stati ricostruiti i ruoli di tutti i fiancheggiatori di Francesco Piovalda, attualmente in carcere in quanto presunto assassino del giovane innocente Francesco Pio Maimone. L'omicidio del 19enne pizzaiolo di Pianura avvenne la notte del 20 marzo scorso davanti agli chalet di Bergellina. Tra gli arrestati c'è la nonna di Valda che infilò la pistola nel water per nasconderle ai poliziotti. Con quella lite tra giovani e giovanissimi legata ai clan rivali di diversi quartieri di Napoli, degenerata per un pestone su un paio di sneakers griffate, la vittima non c'entrava nulla, eppure fu lui a morire senza sapere neppure perché. Tra le persone raggiunte dalle misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della DDA figurano anche la sorella del killer Giuseppina Valda, lo zio Giuseppe Perna e la nonna Giuseppina Niglio. Gli altri indagati sono amici del pistolero. Il killer venne fermato dalla squadra mobile il giorno dopo l'omicidio e il successivo 23 marzo il provvedimento precautelare venne convalidato dal GIP. Gli accertamenti della squadra mobile coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabrocini consentirono di appurare che al momento della tragedia nei pressi dello chalet dove scoppiò la lite c'erano con Francesco Piovalda, Pasquale Saiz e lo zio Giuseppe Perna. Questi due indagati, insieme con Alessandra Clemente e Giuseppina Valda, la sorella, gli avrebbero fornito tutta l'assistenza possibile per consentirgli di scappare e di disfarsi della pistola. Salvatore Mancini invece si occupò di informare il giovane killer che dormiva placidamente a casa della nonna dell'indagine e della necessità di scappare in un luogo sicuro. Gli inquirenti accusano la nonna di Francesco Pio, Giuseppina Niglio, di aver ritardato le indagini, in particolare nascondendo l'arma. La circostanza è emersa dal contenuto di alcune intercettazioni. Rocco Sorrentino, infine, sempre secondo le conversazioni registrate dalla polizia, ha custodito un'arma mentre Giuseppina Valda, durante una perquisizione, venne anche trovata in possesso di droga, nascosta in un cassetto.